Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. È stato appena diramato il calendario di Serie A. Andiamo a vedere nello specifico il calendario del nostro amato Napoli. Alla prima giornata abbiamo Parma-Napoli, subito dopo Napoli-Genova, alla terza già il primo big match per il Napoli. Juventus-Napoli, come l'anno scorso, sappiamo tutti che l'anno scorso com'è finita, 4-3, grande rimonta del Napoli e poi autogol di Koulibaly. Speriamo che quest'anno con Gattuso, con il nuovo modulo, con Osimhen e con altri innesti possiamo portare a casa il risultato. Anche un pareggio andrebbe bene, secondo il mio punto di vista. E su queste prime tre partite il Napoli potrebbe fare 6 punti, però lo sappiamo, il Parma è una squadra ostica, il Genova è una squadra che lotterà pure quest'anno per la retrocessione, quindi non penso sia un intoppo. Poi giochiamo in casa. Juventus-Napoli la giochiamo fuori casa. Arriviamo alla quarta. Dopo la Juventus prendiamo l'Atalanta. Napoli-Atalanta. Quindi abbiamo due big match ravvicinati uno dall'altro. E questo sarebbe, da questi due big match, spero di portare a casa 4 punti per il Napoli. Lo sapevo, un pareggio con la Juventus e una vittoria con l'Atalanta. Poi abbiamo un Benevento-Napoli. Ritorna il derby campano. Poi Napoli-Sassuolo, Bologna-Napoli, Napoli-Milan, subito dopo un'altra partita in casa, Napoli-Roma. E qui c'è da vedere perché giochi subito col Milan e con la Roma. Nelle prime 10, nelle prime 9 giornate c'hai la Juve, l'Atalanta, il Milan e la Roma. Andiamo avanti. Decima giornata, Crotone-Napoli, poi Napoli-Samp, Inter-Napoli e alla tredicesima Lazio-Napoli, tutte e due fuori casa. Io non so come cazzo è stato diramato questo calendario. Loro dicono che c'è questa forma che lo fanno virtuale, premono il bottone, il computer decide. A me mi pare una cazzata perché voglio, è impossibile che mi metti Juve-Napoli e Napoli-Atalanta. Poi mi metti Napoli-Milan e Roma-Napoli e poi mi metti Inter-Napoli e Lazio-Napoli. Cioè, voglio, ma che cazzo è logico te in questo calendario? Mi fa incontrare tutte queste big una dietro all'altra. Vabbè. Le sempre devi incontrare, però vaffanculo, fammele non tutte così ravvicinate, no? Poi abbiamo Napoli-Torino, Cagliari-Napoli, Napoli-Spezia, Udinese-Napoli, Napoli-Fiorentina alla penultima di campionato ce l'abbiamo in casa, ed è la Sverona-Napoli. Questo era il calendario della Napoli, ve lo sono scritto qui e stampato, ora ve lo metterò di qua, così lo vedete per bene. Che dire, voglio, tanto prima o poi le dobbiamo incontrare tutte. Speriamo solo che con il nuovo modulo, con il nuovo modo di giocare di Gattuso, più veloce, più tattico, di prima la palla, staremo a vedere come va a finire. Quindi vi ricordo, iscrivetevi al canale e di condividere il video su tutti, seguitemi sui social, Facebook, Instagram, Twitter, poi non mi ricordo cosa c'ho. E ci vediamo in un prossimo video sul calciomercato del Napoli, perché il calciomercato ora entra nel vivo. Ci sono tante novità, belle novità, quindi iscriviti al canale e attiva la campanellina, perché se non attivi la campanella non ti arrivano le notifiche. Ciao a you e sempre forza Napoli!